Ciao internet, facciamo la recensione di un iPhone 11 dopo 6 mesi di vita. È un iPhone 11, 256 giga di memoria. Il primo aspetto che salta nell'occhio è la lavorazione dei dettagli. In alcuni modelli la Apple ha fatto un'attenzione ai dettagli un po' maggiore, quindi proprio di componentistica. Per quello che è di estetica, a me personalmente piace. Di schermo, ha lo schermo a bordi piatti, quindi lo schermo grande, e è molto comodo da usare. Dopo 6 mesi di vita è ancora intero, non ha graffi, vabbè, gli ho messo un vetro di quelli temperati. Per la telecamera non posso lamentarmi, è un iPhone 11 normale, non è Pro, come si vede che c'è solamente due camere. Le camere sono queste, una è quella normale, quindi una ripresa abbastanza stretta, e l'altra a occhio grande, occhio largo, chiamiamola come piace, che sono di ottima qualità. La cosa che posso dire è che quella a ripresa larga necessita di molta più luce, quindi se si riprende magari di giorno con la luce del sole è meglio. Con il Face ID, quindi l'identificazione del viso, funziona in maniera perfetta, cioè non si può veramente lamentare. Ancora non ha graffi, lo schermo funziona bene per la produttività che ha, almeno per i prossimi 2 anni è più che sufficiente. Ciò che posso consigliare di fare è prendere magari una memoria almeno di 128 giga, perché si riempie veramente subito. Quando magari vai a fare una ripresa, vai nel video, ti va direttamente in HD a 30 fotogrammi al secondo, scatti a 60, vai su 4K, appena sfiori il 4K, fare un minuto di video ci vuole poco che sfiori 300-400 mega come niente. E la camera frontale riprende anche in slow motion, quindi si riesce a fare una ripresa in slow motion che nei modelli precedenti non c'era, e per la produttività che ha è un ottimo telefono. Se vale i soldi che si pagano, dipende dall'uso che uno deve fare. Se chiaramente a uno serve la produttività, serve la stabilità, quindi magari fare delle transazioni bancarie oppure montare dei video oppure avere comunque un uso lavorativo, e ne va sicuramente la pena. Se magari si fa un uso giornaliero normale è un po' sprecato. In questo momento è da considerare il modello SE, la Special Edition 2 che fanno uscire adesso, che costa quasi la metà e comunque ti ritrovi con tutta l'assistenza dell'iOS, la stabilità del sistema operativo che viene offerto.